Ed è qua, dove sei? Aspetta, mannaggia, andiamo con l'inquadratura giusta, eccola, mamma mia, Giancarlo, eccolo, aspetta che ti inquadro bene qua, dov'è l'inquadratura quella serie? Oh, eccoti, il grande fisico, come sapete qua è pieno di tuoi fan, li vedi qua intorno, vi fate vedere mentre applaudite, se no non ci crede, forza! Ciao! Oh, oh! E allora loro, questi sono solo alcuni di quelli connessi, perché siamo, come sai, in onda un po' dappertutto. Oggi il fisico l'abbiamo messo qua così sul tavolo, così come un'opera d'arte, perché lui, come sapete, no, non vi devo spiegare chi è Giancarlo Vitale, sapete benissimo, ed è anche, come dire, nei nostri cuori, no? Nei nostri cuori, anche perché è l'italiano che, peraltro, scusa, come dire, c'è stato poi un altro italiano che ha corso sulla Ferrari in Formula 1 dopo di te? Dopo di me no. Innanzitutto capito, ciao cioè. A tutti, ciao Marco, piacere essere qua con voi. E dopo di me no, sono stato l'ultimo italiano a correre in Formula 1, cioè con la Ferrari ovviamente, e poi c'è stato, che ha continuato dopo di me ancora qualche anno, Jarno Trulli e Vito Antonio Liuzzi, poi c'è stata una brutta sosta per diversi anni e da alcuni anni, da 3 anni abbiamo Antonio Giovinazzi che adesso sta sull'Alfa Romeo in Formula 1 ovviamente. Che è un altro brand italiano forte. Senti, allora, digitale, sai che qua si parla di digitale, no? Allora, tu hai avuto a che fare tanto col digitale, ma un digitale particolare, quello che fa funzionare le macchine, la telemetria, per esempio, che no, ci dice tutto, anche, non so, ogni dettaglio. E negli anni, perché ormai sono passati veramente tanti anni da quando è iniziato, sembra ieri, ma la tecnologia, il digitale, il Formula 1, quanto si è evoluta? Cioè, cos'è successo in questi anni? Come è iniziata e dove è arrivata? Sì, la Formula 1, diciamo, la telemetria ha cominciato a far parte del mondo delle corse della Formula 1 già all'inizio degli anni 90. Piano piano poi si è evoluta. All'inizio ovviamente potevi vedere le velocità, potevi vedere alcuni parametri che piano piano sono andati sempre a amplificarsi. Quindi su una macchina adesso, al giorno d'oggi, possiamo vedere qualsiasi tipo di cosa, possiamo vedere pilota quando accelera, quando frena, quando l'angolo di sterzo, la pressione che si fa sul freno, ci sono centinaia e centinaia di parametri che vengono analizzati subito dopo le prove e questo è una cosa importantissima. Pensate che anche negli anni 2000-2002 c'era anche la telemetria bidirezionale e potevano praticamente dal box proprio loro fare i vari cambiamenti che possiamo fare noi sul volante. Poi questo è stato vietato ovviamente perché insomma c'era troppa elettronica e meno diciamo guida da parte del pilota, doveva soltanto accelerare, frenare e fare nient'altro, questo e ovviamente girare il volante. Questo era diventato un po' troppo, poi l'elettronica è stata piano piano eliminata e adesso è un po' più umana. E quindi, insomma, voglio dire, alla fine tu preferisci quel tipo di guida, quella più umana o quella di adesso? A volte sembra dei videogame, o no? sì, no, preferisco più quella umana, con meno assistenza nel traction control, nella partenza, e quindi, ecco, è bello che ci sia la telemetria per vedere tutti i dati, i parametri, però insomma non si deve esagerare sul controllo della macchina e deve essere lasciata stare più al pilota. Ma anche perché, voglio dire, quando si guardano certi video, si vedono di una volta, di qualche anno fa, si vedono proprio, no, delle cose pazzesche, tutto che vibra, il pilota che si muove tantissimo, adesso sembra il volantino così, trallallà, trallallero, schiaccia il tastino, oh, un omino in più, aspetta, no? Cioè, ci si confonde. Senti, tu sei sui social, ogni tanto vedo dei video pazzeschi, non lo usi tanto, perché non è che metti proprio la tua vita, perché ognuno giustamente li usa un po' a modo proprio, no? Però ci sono dei video incredibili, ne ho visto uno recentemente, proprio adesso, no? Che ci siamo sentiti per organizzarci, del tuo sorpasso a Monte Carlo alla fine del tunnel, a proposito di Monte Carlo, che quest'anno è andato un po' così, no, è andato, dai, niente male, insomma, poteva andare meglio. E no, alla fine del tunnel che hai fatto una roba pazzesca, ma si vedono, andate a vederlo, l'account di Giancarlo Fisichella, è pazzesco. Ma e tu racconti un po' delle cose, come lo gestisci? Diciamo...
non sono molto social, però anche mio collaboratore, mio cugino che mi aiuta un po', metto insomma le storie più importanti, non faccio, non sto lì a preparare storie su storie. Le cose più carine della giornata le metto su e proprio come dicevi tu, ogni tanto metto qualche ricordo di Formula 1 in momenti particolari, anche ricordi ecco, di alcuni campionati che sto facendo in questo momento nel Mondiale Endurance, corro delle gare di durata e proprio ieri ho fatto una gara a Pergusa dove siamo arrivati secondi, un bel risultato con la scuderia Baldini e prossima gara sarà a Portimão. Tu sei stato un grande pilota, hai vinto gran premi, hai fatto tante cose, ma e quindi hai vissuto anche quel mondo, Grazie. no? Attraverso, come dire, tanti anni di macchine di tutti i tipi, no? E hai scritto un libro, che faccio vedere, si chiama Il profumo dell'asfalto, che racconta tante storie diverse tra loro. Allora ho detto, boh, magari ha voglia di raccontarcene una qua, così, una che ci possa far ricordare dei tempi che in qualche modo sono nel nostro cuore, no? Così come lo sei tu. Sì, è un libro che non è una biografia, è un libro che parla un po' di una Formula 1 a 360 gradi, racconta proprio dall'inizio della Formula 1, dagli anni 30, racconta anche della storia di Enzo Ferrari, parlo di Ayrton Senna, parlo anche di alcuni momenti di Michael Schumacher che insomma. C'è anche nel libro un ricordo pazzesco quando io ero in testa al Gran Premio di Hockenheim nel 1997 e a pochi giri dalla fine purtroppo ci fu una foratura e la mia macchina, insomma, mi fermai a bordo pista. A fine gara lui si è fermato e mi ha dato un passaggio sulla sua Ferrari, mi ha portato ai box. È stato un momento incredibile, memorabile, che non scorderò mai. In quanti sono fatti dare un passaggio sulla Formula 1 di Michael Schumacher? Nessuno, l'unico. Bellissimo quello, eh? Sicuramente. Ma i tuoi figli quando riguardano i tuoi momenti, queste cose, cosa ti dicono? Pazzesco, ma va incredibile! Ti seguono alle gare adesso che fai ancora cose pazzesche? Vengono? Sì, allora io ho tre figli di 22, 18 e 10 anni. Quello di 18 è un maschio, quindi è un po' più appassionato, ma anche insomma, le femmine sono venute in alcune occasioni, sono venuti tutti quanti anche alla mitica 24 ore di Le Mans, 24 ore di Le Mans che ho vinto ben 2 volte nella categoria GT. È stato molto emozionante avere loro lì, soprattutto quando scendevo dai miei 2 o 3 stinte di gara durante la notte. C'era mio figlio ad aspettarmi con l'asciugamano perché mi vedeva stremato e insomma mi voleva dare un po' di supporto. Bello, bello, bello. Vedo due premi dietro, due trofei. Cosa sono? Me lo dici solo per Sì, curiosità. sono più di qualche trofeo. Ci sono anche ai lati dei trofei che sono, li ho vinti circa più di 30 anni fa. Quando correvo, ho corso ad Hong Kong e poi ci sono altri trofei che ho vinto in questi ultimi anni nelle gare GT. Ma Ne hai insomma, ho tanti, la lo casa so. invasa, Sì, quella esatto. di mia mamma, ancora dei vecchi trofei. Ne hai tanti, ne hai molti. Senti, una domanda che arriva dal pubblico, c'è cioè Evelina Adamo che dice: ma a che età hai iniziato la tua carriera? E qua, guarda, aspetta, la faccio vedere, è lì che muove delle qua, ecco, è lì, è qua, aspetta, è lei, questa qua. Oh, Eh eccola. sì, io ho A che età hai iniziato iniziato? grazie a una grande passione, a una grande passione che mi ha trasmesso mio papà, che era un grandissimo fan di Formula 1. Ho iniziato all'età di 8 anni con i go-kart qui vicino alla pista d'oro di Roma. E un giorno andando a vedere una gara di go-kart sono entrati anche dei bambini che avevano la mia stessa età e da lì è nato questa passione che per me è diventato subito un sogno, un lavoro, un divertimento, tutta la mia vita, insomma. Wow, senti, l'ultima cosa che è mia curiosità invece, ma oggi, no? Ripartendo oggi, è vero che oggi bisogna essere ricchissimi, se no è quasi impossibile riuscire a arrivare in Formula 1.
Eh beh, sì, bisogna essere sicuramente dei piloti, dei talenti, bisogna vincere tantissimo e mettersi in mostra per cercare di entrare nelle varie accademie, cioè il Driver Academy Ferrari o nell'Academy della Red Bull, della Mercedes, e lì con loro hai la possibilità di poter andare avanti e di diventare magari un fenomeno come vediamo oggi vari Verstappen, Leclerc, Hamilton, altrimenti è difficile arrivare in Formula 1 a meno che non sei un figlio di papà che ti porta avanti con i propri soldi, ma devi essere anche un talento nello stesso momento. Mannaggia, mannaggia, vabbè, 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 la vita, tutto cambia, tutto si evolve. Senti, grazie di essere stato qui con noi, ti mandano un applauso forte da casa, adesso ti faccio vedere, ecco, guardali. Grazie, grazie a tutti. Grazie fisico di essere stato con noi, a presto, Grazie Marco, ciao, a presto, un ciao. abbraccio.